un nuovo negozio rinnovato non solo nell'aspetto ma soprattutto nei contenuti. Qui si parla di passate stagioni che però vengono rivendute e acquistate dagli aretini. Come è nata questa idea? Questa idea è nata da un'esigenza. L'esigenza qual è? Quella dei nostri prodotti che a fine stagione rimangono e niente, negli anni passati venivano portati in altre zone, magari anche in altri paesi oltre all'Italia. In questo momento così difficile, un po' per l'economia italiana e anche per l'economia delle nostre zone, abbiamo deciso di metterli in vendita, cioè di continuare un negozio praticamente a saggi tutto l'anno, visto che sono prodotti comunque sempre di una certa qualità e di una certa importanza, insomma cose di moda anche l'anno successivo, abbiamo deciso di aprirci un negozio e niente, insieme a Ilaria, che è la nostra che tipologia di clienti avete? Qualsiasi tipo, dal ragazzo giovane alla mamma che magari viene per comprare al figlio ma poi alla fine riesce a vestirsi anche lei, quindi qualsiasi tipo di clientela. Quindi un coraggio smisurato perché aprire una seconda attività in questo periodo non è certo la strada più agevole, però insomma fatto con un certo criterio e fatto all'insegna anche del recupero, di non sprecare niente se vogliamo. Certo. Ma è una cosa che aiuta noi praticamente a liquidizzare i nostri magazzini, perché sono magazzini importanti, e poi è un venire incontro anche a un momento difficile, tra virgolette, per tante persone che noi vedevamo solo nel periodo dei saldi. Giustamente i miei coetanei che oggi hanno i figli, hanno la casa, hanno tante spese, magari si trovano in difficoltà, non dico tutti, ma tanti, a comprare le cose nel momento con dei prezzi completamente diversi, quindi si parte da minimo un 50% di sconto, e anzi su molte cose stiamo con i prezzi ancora più bassi. E poi si sa, gli aretini le cose belle le hanno sempre apprezzate, certo. Quindi è un modo per non rinunciare un po' a quei piccoli capricci che però insomma fanno bene. Hanno un gran gusto e sono molto selettivi, non a caso tante tendenze moda sono partite da Arezzo, vedi, negli anni passati Guru, Sweet Tears, Best Stuff, ne potrei citare tantissimi, essendo tanti anni che sono sul mercato, insomma ormai siamo a 26 anni, siamo sulla piazza. Un'ultima battuta, l'ambiente che avete scelto per questo secondo negozio, è un negozio storico, qui prima c'era una galleria d'arte di antichità e adesso un Old Season. Esatto, l'ambiente, siamo stati fortunati a trovare questo ambiente dove ci abbiamo lavorato, ma siamo riusciti a lasciare le cose abbastanza come erano, dall'insegna, che è un'insegna con la scritta Galleria Antiquariato, ai pavimenti, ai muri, insomma abbiamo lavorato come se si fosse in un negozio tutelatissimo dalle belle arti, ecco, si è cercato di non fare tracce, di lasciare proprio tutto un po' com'era, per dare più sapore, oltre all'ambiente, anche la merce che vendevamo, insomma Old Seasons accompagna un negozio come si può vedere, insomma tutti i muri sono abbastanza tonacati, un negozio un po' così, un po' vintage, diciamo, un po' come fanno all'estero, che non tolgono le insegne, che non tolgono le cose vecchie, che poi si tramandano.